Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi ospitiamo una rappresentante del sindacato della CGIL, Alessandra Fontana, che è della segreteria della CGIL e in più segretaria anche della FILT, che è la sezione che riguarda i trasporti, quindi argomento quanto mai importante e molto sentito in provincia. Una panoramica per quella che è la situazione della viabilità in provincia, naturalmente dal vostro punto di vista, all'indomani di un convegno che avete tenuto la scorsa settimana. Ma adesso il centro dell'attenzione per la viabilità bellunese pare essere l'attività in funzione delle grandi opere Cortina 2021 o Cortina 26, piuttosto che tutta la messa in sicurezza della rete viaria del post Vaia. E quindi sembra che tutta la concentrazione sia legata a questi grandi cantieri. I grandi cantieri che sono partiti, perché Veneto Strada è riuscito in tempo record a partire con tutti i grandi cantieri per il ripristino idrogeologico, quindi con un lavoro enorme, e i cantieri che mancano, i ritardi che riguardano la variante, le varie varianti, la via per arrivare a Cortina. Noi però abbiamo preferito concentrarci su quella che è lo stato della viabilità ordinaria, di quella rete viaria che noi tutti i giorni frequentiamo e che soprattutto in questo periodo rischia di creare grandi disagi nella quotidianità delle persone. I disagi sono dovuti a una organizzazione che non è perfetta, oppure perché sono tanti i lavori che si devono fare e comunque sarebbe difficile coordinarli? Ma il rischio dei disagi lo troviamo perché di fatto Veneto Strade, che è la società principale che gestisce la viabilità di provincia, non è in condizioni di elaborare un vero e proprio piano industriale strategico sul proprio futuro. Noi in questi anni assistiamo a un sacco di pensionamenti, soprattutto grazie alle finestre e dei lavori gravosi, moltissimi operatori in strada riescono ad andare in pensione. Però a fronte di questi pensionamenti noi non abbiamo mai ripristinato quel turnover, quindi abbiamo sempre più ridotto il numero degli operatori in strada, quelli che ci sono sempre più anziani, hanno sempre più limitazioni di un lavoro che è definito gravoso. A fronte di questo l'azienda non è mai stata in condizioni di assumere, prima per la colpa del patto di stabilità, ultimamente perché deve essere autorizzata dalla regione, essendo comunque una società regionale. Quindi se i chilometri di strade rimangono sempre quelle, io ho sempre meno persone che lavorano su quelle strade, necessariamente devo dare in appalto la gestione di tutta la mia rete viaria, appalto per l'asfaltatura, appalto per lo sfalcio dell'erba, appalto per tutto il servizio invernale. Si conta che più o meno l'80% dell'attività invernale della viabilità è data in appalto all'esterno. Naturalmente tutto questo anche con la difficoltà di trovare comunque aziende che possano svolgere questo tipo di attività. Uno, la difficoltà di trovare aziende, sembra infatti che gli appalti siano sempre meno appetibili per le aziende locali e le aziende di qualità. Il rischio è che quindi si creino delle sacche di inefficienza che noi viviamo e subiamo nella nostra quotidianità, muovendoci coi mezzi per andare al lavoro, per andare a scuola, per utilizzare quelle reti viaria. Secondo, rischia di pregiudicare comunque l'economia e l'efficienza di strada. Noi da anni chiediamo che ci sia un unico gestore per la rete viaria, come può essere Veneto Strade. Questo mi permette economia di scala. Frammentare, spacchettare, dare in appalto, rischio solamente di aumentare i costi e diminuire l'efficienza. Beh, in parte è stata accolta questa vostra istanza, perché ora c'è la possibilità che ANAS entri nel capitale di Veneto Strade con una quota di maggioranza e quindi dovrebbe essere messa a posto questa questione anche del personale, oppure no? Sì, più che del personale è la questione delle risorse. In questi ultimi 4-5 anni noi abbiamo fatto le battaglie d'inverno, le chiamiamo così, condivise peraltro dalla provincia che è stata in prima linea con noi, anche dalla regione. Perché? Perché a seguito del taglio dei trasferimenti dello Stato alle province, le province non avevano più i soldi per garantire, per onorare quegli accordi con Veneto Strade per la manutenzione delle strade. Quindi le province erano in difficoltà su questo. Le battaglie quali sono state fatte? Perché le province potessero tornare ad avere quelle risorse dello Stato, perché è una funzione trasferita dallo Stato, per gestire la viabilità. L'appunto finale che avevano trovato, la soluzione portata avanti anche dalla regione e dalla provincia, qual è? In base anche a quelli che sono gli intendimenti del governo, una percentuale delle strade già un tempo statali, poi tornate alla regione, tornano allo Stato, la provincia le restituisce allo Stato
E Veneto Strade avrà al suo interno lo Stato, cioè ANAS. Questo cosa mi consente? Che province e regioni hanno meno chilometri, quindi si abbassa il costo. D'altra parte butto un soggetto nuovo, forte come ANAS, che ha liquidità e ha piani industriali per un futuro nuovo. Tutta questa complicata operazione, che probabilmente ai non addetti può sfuggire e non essere chiara, si sa solo che è bloccata. Perché? Perché a causa manca una firma del Presidente del Consiglio, per cui le strade non sono riclassificate, quindi ANAS non entra al momento in Veneto Strade. Boh, quali problema per noi cittadini mortali? Il problema per i cittadini normali è che quest'anno, ancora il 2020, Regione e Provincia i soldi li hanno. Ma se questa operazione salta, il prossimo anno rischiamo ancora una volta l'interruzione del servizio, perché non possono pagare il servizio e perché i lavoratori rischiano la cassa integrazione. Quindi ritorniamo a una situazione di 2 anni fa, se non ricordo male. Ritorniamo con le bandiere, però più vecchi, più stanchi e con tanto tempo davanti. Beh, se lo dice con questo sorriso, se non altro si può comprendere che ci sia un pochino abituati a queste situazioni di precarietà. Molto si parla nella nostra provincia anche di mobilità, abbiamo delle grandi zone industriali che devono sopportare un carico di vetture all'inizio dell'attività lavorativa e alla fine, quindi si parla di mobilità anche alternativa. Entrano in gioco Dolomiti Bus in modo piuttosto importante e anche le ferrovie di qui a venire però. Qual è la vostra posizione? Noi crediamo nella mobilità integrata, ci fa da ridere chi pensa che davvero treno e gomma possano essere in competizione tra loro. Noi crediamo in uno sviluppo della rete ferroviaria, quindi la cura del ferro, tanto caro al Ministro Delrio, lungo l'asse portante. È una rete più capillare di servizio su gomma e quindi delle corriere. Non ci piace pensare che possano essere in competizione l'uno all'altro. Tutto il progetto dell'elettrificazione portato avanti e previsto nel piano regionale dei trasporti è un'opportunità per questo territorio, per togliere le rotture di carico. Noi per arrivare a Venezia ci mettiamo più di 2 ore, non è un tempo sostenibile, non è viabilità, non riusciamo a smarcarci dalla gomma. Speriamo e auspichiamo che questo consenta di ridurre i tempi e di consentirci di utilizzare il trasporto promiscuo, il trasporto pubblico con maggiore intensità. Naturalmente la soluzione del problema della ferrovia elettrificata, quindi si tolgono le rotture di carico, si presume che saranno molte di più le persone che utilizzeranno il treno, però una volta arrivate in stazione lì bisogna utilizzare il bus e qui entra in gioco una problematica che per la verità mi ha un pochino sorpreso, pensavo che fosse uno dei tanti mestieri molto appetiti di essere un autista, invece Dolomiti Bus dichiara che ha difficoltà a trovare persone che svolgono questo tipo di attività. Come si risolve un problema così? Ne abbiamo raccontato così, insomma, è cambiato il mestiere dell'autista. Un tempo era un mestiere la cui professionalità veniva riconosciuta non solo al proprio interno, hanno una professionalità incredibile, ma veniva riconosciuta anche nell'immaginario collettivo, godeva del rispetto, godeva di un tempi di vita e di lavoro adeguati. Oggi non è più così. Fare l'autista oggi significa confrontarsi con un taglio anche qui dei trasferimenti dello Stato, per cui va ottimizzato il più possibile il tempo di lavoro di quell'autista. Hanno dei nastri molto lunghi, un periodo di impegno di lavoro importante, non sono le 6 ore, le 8 ore, rischiano anche di avere degli impegni da 10 ore quotidiane per arrivare a garantire un servizio, avere dei turni faticosi, diversi e non godere nemmeno di quel riconoscimento e del rispetto della cittadinanza che molto spesso sale sugli autobus, penso ai tanti ragazzi, in maniera non corretta, non educata. Abbiamo anche problemi di aggressione agli autisti, il modo di comportarsi, quindi l'autista è doppiamente stretto. In più, per quello che riguarda la retribuzione, causa anche le difficoltà a livello nazionale del fondo trasporti, è una retribuzione di base che probabilmente non è, anzi senza probabilmente, non è adeguata alla responsabilità e al carico di lavoro di questi autisti. I giovani quindi scelgono, costa fare la patente da noi e in più per poter guidare un autobus bisogna avere 24 anni, quindi noi abbiamo veramente una fatica di trovare anche giovani locali che abbiano voglia di cimentarsi. Siamo costretti, l'azienda è costretta spesso a rivolgersi fuori provincia
e gente che sale dal sud, da altri territori, si trova con un territorio completamente diverso, faticoso, quindi abbiamo questo grossissimo problema di turnover e un appello alla politica in generale a farsi carico di un servizio tanto importante e tanto difficile da seguire con le professionalità. Poi lei giustamente ha messo l'accento sul fatto che la nostra è una provincia complicata da un punto di vista viario, tornanti, strade strette, la neve, la pioggia, tutte difficoltà che da altre parti ci sono naturalmente, ma in modo di gran lunga inferiore. E poi abbiamo il problema dello spopolamento, noi siamo la provincia più estesa e la meno popolata come densità abitativa, quindi un conto è concentrarsi sul centro di Padova o le grandi zone industriali in cui ci sono servizi, c'è una concentrazione, da noi la concentrazione anche dei lavoratori in quelle due fasce al giorno, dei pendolari o degli studenti, tutto il resto è un servizio di morbida, che non è remunerativo, che non consente un rientro nemmeno dei costi, ma che deve essere garantito. Spieghiamo che la morbida sarebbe quel periodo nel quale non c'è un grande utilizzo dei mezzi, che questo è il termine tecnico, però bisogna darlo come servizio. Certo, le zone più o meno popolate, meno densità abitativa, non possiamo privare le persone, che spesso sono le stesse persone che hanno più difficoltà, gli anziani, chi non può nemmeno prenderla la macchina, rischiamo di vederli morire. Parliamo di spopolamento, ma se io non ho una rete viaria come struttura e non ho un servizio di trasporto che mi consenta il collegamento, è inutile domandarci le cause dello spopolamento, non mi serve nemmeno più un lavoro se io non riesco a raggiungere quel posto di lavoro, non mi serve l'ufficio postale, l'ospedale, se io non ho un mezzo e una rete che mi consenta di accedere a quei servizi. C'è da dire che Dolomiti Bus sta facendo un intervento nei limiti delle possibilità con i minibus, che quindi costi inferiori anche per lo stesso acquisto del mezzo, ma che possono servire le località piccole dove comunque non salirà mai tanta gente. Bisogna riuscire a fare strategia di rete e quindi la nostra proposta anche in futuro, adesso si sta per chiudere la gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico, il nostro auspicio, visto che si andrà a gara a doppio oggetto, è che chi vincerà quella gara ed entrerà quindi in Dolomiti Bus, perché Dolomiti Bus rimarrà, il nuovo socio possa sviluppare ancora di più quella sinergia e quel potenziamento del servizio anche nelle forme magari atipiche più adatte al territorio, garantendo il rispetto delle condizioni di lavoratori e in particolare riducendo anche quella parte del subaffido, una parte del servizio di Dolomiti Bus viene affidato ad altri soggetti, era previsto da legge regionale. Auspichiamo che Dolomiti Bus possa portare il più possibile chilometri personali dentro la propria struttura, perché diventa un territorio, un bacino d'ambito ottimale per fare sinergia e rete. Naturalmente questa è una preoccupazione più che giustificata da parte del sindacato, anche perché se si ha a che fare con un lavoratore dipendente si può interloquire in un certo modo. Il problema si è creato con le molte strutture, con molte aziende dei corrieri, soprattutto in questo periodo di Natale, molti fanno gli acquisti online e c'è un grande movimento di autotrasporto. Ma la maggior parte di loro sono o cooperative o lavoratori privati. Sì, noi il tema degli appalti e dei Corrieri Express è un tema che copre sempre di più il nostro interesse. Tutti gli autisti che noi vediamo uscire, Bartolini piuttosto che UPS, GLS, non sono dipendenti di quei grandi corrieri che sono soprattutto delle multinazionali. Anche Bartolini da gennaio sarà in mano ai francesi, era l'unica realtà tutta italiana rimasta, adesso andrà all'estero. Sono dipendenti, quando va bene dipendenti, se no sono dei soci della cooperativa, di aziende che lavorano per conto dei corrieri. Le tariffe che strappano sempre più a ribasso, noi cittadini, noi consumatori chiediamo di avere il trasporto subito, di avere il pacco domani, di averlo di domenica e di averlo senza spese di trasporto. Molto spesso quelle tariffe sono talmente basse per cui l'unico costo che riescono a comprimere è quello dei lavoratori. Abbiamo in TNT uno sciopero proclamato a livello regionale da una decina di giorni, ormai ci sono i lavoratori di FedEx in sciopero da 10 giorni davanti ai cancelli della fabbrica perché le condizioni di lavoro non sono remunerative. Noi facciamo appello anche a un consumo etico, quindi capire che quel prezzo, quella cifra bassa, quel volere il pacco entro domani, significa che quel costo molto spesso si scarica sul lavoratore.
Quindi una attenzione anche alle esigenze degli altri, siamo un po' egoisti, insomma, come esseri umani. Ognuno guarda il proprio pezzo, ecco, sapere che quell'autista che esce la domenica, anche a lui devono essere garantite le condizioni di lavoro dignitose previste per la legge e per il contratto nazionale. Con tutte poi le problematiche dei centri cittadini, con il fatto di fermare il camion magari in posti dove non c'è il parcheggio, dover scendere, portare il pacco. Oppure tutti lavori in più. È tutto lavoro più, molto spesso il lavoro al piano non sarebbe nemmeno previsto per loro. Ecco, il lavoro al piano si intende di portare salire fino ai piani superiori dove non c'è l'ascensore, il carico, lo scarico, tutta l'attività che c'è a monte che noi non vediamo, magari brontoliamo perché l'autista non è stato gentile, non è stato, ecco, dietro c'è sempre un lavoratore, c'è una famiglia e ci sono delle condizioni che noi dobbiamo preservare di lavoro. È interessante quello che dice, spero che tutti noi facciamo un atto di un po' mea culpa, perché poi alla fine, come dice lei, tutti pretendiamo di avere i servizi subito e immediatamente. Un'ultima battuta la facciamo sulle preoccupazioni proprio dei trasportatori per quanto riguarda i cantieri che si apriranno in provincia di Belluno. Temono che le interruzioni che ci saranno gioco forza possano provocare anche degli allungamenti dei tempi di lavoro. Ahimè, questo è il rischio, anche perché la normativa è molto stretta per quello che riguarda l'autotrasporto e stabilisce delle regole ferree sui tempi di guida e i tempi di sosta. È un rischio sia aumentare il costo, sia aumentare non solo del lavoro ma anche di carburante, di spese, di pedaggio. Questo va monitorato e chiederemo l'apertura di un tavolo di confronto anche noi come parti sociali su questo. Bisogna capire l'idea di sviluppo della provincia. Noi pensiamo che la provincia di Belluno non possa essere solo una rete di passaggio, ma quelli che transitano debbano lasciare anche sul territorio la ricchezza. Auspichiamo che ci sia dei poli della logistica. Noi abbiamo le aziende di trasporti che soffrono perché vivono sulle commissioni, sulle grandi aziende metalmeccaniche piuttosto che dell'occhialeria. Un ragionamento di ragionare per poli e quindi cominciare a costruire dei poli della logistica, fare sinergia tra le imprese di trasporto, tra i lavoratori che lavorano bene. Il rischio qual è, se no, di andare anche qui alla deriva e di aprire al cabotaggio, cioè all'ingresso di lavoratori stranieri a condizioni di lavoro non sempre corrette e quindi risparmiare ancora una volta sul lavoro. Il lavoro ha un suo costo, ha una sua dignità come tutti gli altri costi fissi della produzione. C'è da dire che qualche grande industria della provincia di Belluno sta già lavorando in questa direzione, penso alla Luxotti, Unifarco, mi vengono in mente loro due, di fare questi centri. Poli. Era un'idea già vecchia di anni, alcuni anni si parlava anche nel metalmeccanico. Questa è l'unica idea di sviluppo. Se non, la provincia deve ancora con più forza, secondo me, in tutti i settori fare sinergia, fare squadra. Siamo in pochi ma abbiamo delle professionalità che altrove non ci sono e che tutto il mondo ci invidia. Teniamocele e mettiamole a disposizione, costruiamo qui, se no rischiamo di perdere veramente cervelli, professionalità e di rimanere poveri. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ringrazio Alessandra Fontana, segretaria della CGIL ma anche della sezione, la Federazione Italiana dei Lavoratori del Trasporto. Le lascio la possibilità di fare gli auguri visto che siamo a fine anno. Tanti auguri di buone feste a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori, i pensionati, gli studenti bellunesi, che davvero il 2020 possa portare alla nostra provincia quello che si merita. Grazie ancora. Grazie ad Alessandra Fontana, grazie a voi per averci seguito, buona serata.